Ragazzi, buonasera. Scusate, mi sono messa leggermente in ritardo. Che ore sono? Ah no, sono adesso le 9:30, bene. Ci siete? Aspettiamo intanto che arriva qualcuno. Che dite? Come state intanto? Aspettiamo che arrivi qualcuno. Oh, vedo che già c'è qualcuno. Scrivimi perché non vedo chi sei. Adesso non preoccupatevi perché sposterò la telecamera in modo che mi vedete per intero. Perché comunque, ciao Giuseppe, buonasera. Allora, innanzitutto, ragazzi, preparatevi con i tappetini. Allora, cioè io lo sposterò, ripeto, sposterò la telecamera. Preparatevi i tappetini, toglietevi le scarpe, mettetevi comodi perché sarà una meditazione in movimento. Non faremo yoga, però comunque abbiamo bisogno, buonasera Cinzia, abbiamo bisogno di un tappetino, comunque di stare scalzi. Ok, quindi se non vi siete premuniti, fatelo adesso, cercatevi un posto tranquillo. Perché staremo scalzi a fare questa meditazione? Io ho i calzini, però comunque c'è un tappetino yoga. E eccolo, ciao, va. Ok, allora c'è il mio gatto che vuole entrare, ma non lo posso fare entrare perché altrimenti lui verrebbe qua e ci disturberebbe. Quindi adesso lui sta fuori. Comunque, vi siete preparati? Io la faccio partire, praticamente sentirete la mia voce con una bella musica di sottofondo e seguite i miei movimenti. Quindi vi siete tutti preparati? Siete pronti? Ah? Scrivetemi se avete bisogno di un minutino in più che vi aspetto e poi partiamo subito. Buonasera, Aquila Veloce! Intanto vi do un paio di un minuto, diciamo, per prepararvi, ok? Oppure se, ripeto, se siete pronti, scrivetelo. Infatti, intanto vado a mettere un po' di crema. Oh, bene, Paolo è pronto! Vado a mettere un po' di crema alle mani. Aspettate un attimo, che ho dimenticato. Phil, mi dispiace per te, ma devi aspettare fuori perché sennò inizia. Il mio gatto non è un gatto tranquillo. È un gatto particolare, quindi non lo posso fare entrare purtroppo, perché altrimenti mi salterebbe addosso. È un gatto tigre. Vi siete messi con le lucine fuori al balcone? Qua è successo il putiferio, gente che urlava, che ora hanno di urla. Andrà tutto bene! È stato bello però, è un momento di grande anche unione e di vicinanza, soprattutto agli infermieri che stanno negli ospedali. Stanno facendo un lavorone, veramente. Aspetto un secondo. Aspettiamo un secondo, Aquila che si prepara. Gli altri che vi siete connessi adesso. Se non vi siete preparati, preparatevi, toglietevi le scarpe, mettetevi comodi, magari abbassate. Flynn, non ti posso far entrare. Abbassate anche le luci. Io le dovrò tenere accese perché sennò non mi vedete. Però abbassate le luci, mettetevi in uno stato di quiete perché andremo a lavorare sulle energie. Quindi abbiamo bisogno di stare calmi, state scalzi. Io ho messo un tappetino yoga per terra e appunto starò lì per non sentire freddo. C'ho la mia stufetta vicino, ma tanto mentre ci muoviamo, si muoverà il chi, si muoverà l'energia dentro di noi e quindi. Sarà tutto molto, ci riscalderemo anche. Questa è una meditazione che io adoro perché io adoro meditare, ma mi piace tanto, buonasera Albina, mi piace tanto anche muovermi perché l'energia femminile è un'energia di movimento. E non sapendo come fare, ho trovato praticamente invece il modo per farlo, per meditare, ma allo stesso tempo muovere anche il corpo e sentire proprio l'energia nel corpo. Una cosa che vi voglio dire è questa: ci saranno dei termini che magari non vi saranno. Eccola, perfetto. Ci saranno dei termini che magari non vi sono familiari, come il qi. Qi vuol dire energia ed è una parola cinese, scritto qi. Se qualcuno ha praticato yoga, magari la sa. Poi c'è il Dantien,
che vuol dire la grande porta, che praticamente è il ventre, dove noi andremo ad accumulare l'energia ed è proprio il contenitore da cui parte la nostra energia vitale che poi va in tutti gli organi. Quindi se sentite queste parole, Qi, Dan Tien, a volte io le traduco, a volte no, quindi sono queste. Un'altra parola che potreste non capire è orbita microcosmica, che in pratica è un cerchio che fa l'energia che parte da dietro l'osso sacro, sale su per la colonna vertebrale, arriva, eccola Silvia, arriva sulla testa e poi scende sul davanti e ritorna, praticamente fa tutto il giro del corpo, va giù fino al Dan Tien, al perineo e risale. Questa è l'orbita microcosmica e noi facendo circolare l'energia attraverso quest'orbita microcosmica andiamo a muovere tutto. Basta parole e mettiamoci all'azione. Allora, aspettate che devo sistemare un secondo la telecamera di modo che mi vedete. Allora, così mi vedete? Sono un po' lontana, però questo è. È questo, è l'unico modo per farmi vedere nella mia interezza. Ok, io parto con la meditation, se siete pronti. Ditemi se non si sente. Aspettate un secondo che. Ditemi se il volume è troppo basso o è troppo alto. Allora, l'amore è la frequenza della cura, della connessione e della gioia. Ognuno di noi merita amore. E sai perché lo merita? Si sente? Facciamo una prova, si sente con questa voce? Io penso di sì, perché l'ho messo anche vicino al microfono. Si sente? Perché esisti. L'amore è la frequenza della cura, della connessione e Ok, della gioia. perfetto. Vado, eh? L'amore è la frequenza della cura, della connessione e della gioia. Ognuno di noi merita amore. E sai perché lo meriti? Perché esisti. L'amore è la forza più potente che ci tiene in vita. E per questo motivo dobbiamo imparare come mantenere questa frequenza dentro di noi. Questa pratica non serve a farti attirare l'amore dall'esterno, ma a farti tirare fuori l'amore che già esiste dentro di te. Spesso noi non ci sentiamo amati perché abbiamo dei programmi nel subconscio derivati dalla nostra infanzia e dalle esperienze precedenti. Con questo metodo molto potente, chiamato le sei fasi del flusso di Qigong, andiamo a ripulire, a fare una bella pulizia delle vecchie credenze e delle esperienze del passato per attivare di nuovo il nostro cuore e vivere con gioia, energia e vitalità. Life in Technicolors, come dicono i Coldplay. Iniziamo subito. L'amore è contenuto nel centro del cuore, quindi mettiamo i piedi alla larghezza delle spalle e i palmi uniti. Premi adesso i pollici verso il tuo sterno. Chiudi gli occhi e sorridi. Pensa a qualcosa che ti fa stare bene. Può essere un bambino, un gatto, uno scherzo, qualsiasi cosa che ti fa stare bene. Qualsiasi cosa che attivi l'energia del sorriso dentro di te. Adesso senti l'energia del sorriso arrivare negli occhi. E sentilo brillare nel tuo cuore. Sorridi col cuore e rilassa le mani lateralmente. Ciò che blocca l'amore nel corpo sono le vecchie energie di paura derivate dal passato. Quindi andiamo a purificare queste energie per fare spazio all'amore.
andiamo a pulire per bene. Alziamo le braccia verso l'alto, le gambe sono divaricate e leggermente piegate. Inspira dal naso e quando vai giù espiri con la bocca. Quando espiri, immagina tutta l'energia negativa che esce fuori dal corpo. Espira impazienza. Espira delusioni. Espira paura del rifiuto. Vecchie ferite. Via, tutte giù a purificarsi nella terra. Lascia andare la rabbia, lascia andare l'odio, via, butta tutto fuori finché non ti senti pulita. Adesso, piano piano, ritorna ferma. Rilassa collo e spalle. Rilassa le ginocchia e senti il contatto dei piedi con la terra. Adesso con le mani facciamo il becco della gru. Poggia il becco destro sotto la clavicola sinistra e l'altro becco sinistro, cioè la mano sinistra, sul fegato e inizia a picchiettare. Mentre picchietti, inspira dal naso e espira dalla bocca. I polmoni e il fegato lavorano insieme, possono combattersi o supportarsi. Picchiettare su questi punti elimina i conflitti interni e riequilibra le tue energie. Adesso cambia direzione. Becco sinistro sul polmone destro e becco destro sulla milza. Usa sempre il respiro depurativo. Inspira dal naso ed espira dalla bocca. Adesso lascia le tue mani giù e senti come l'energia circola liberamente nel tuo corpo. Adesso alza il tuo braccio destro e bussa sotto il braccio. Inspira ed espira con questa respirazione depurativa. Questo è il primo meridiano del cuore e questo esercizio serve a ripulire ansia, stress e depressione. Adesso picchietta piano verso il fianco con dei movimenti che vanno dall'alto verso il basso. Questo movimento calma l'energia, ovvero il chi del fegato. Adesso facciamolo dall'altro lato. Ricordati sempre di inspirare ed espirare. Poi fai dei piccoli colpetti verso il fianco, sempre dall'alto verso il basso. La rabbia causa un aumento dell'energia del fegato che danneggia il cuore,
Quindi questo movimento serve a calmare la rabbia e a rilasciare il calore accumulato. Adesso rilassati e senti il chi scorrere. Adesso metti le mani a pugno e dai dei piccoli colpetti sul petto. Inspira, trattieni il respiro, batti un pochino più forte e poi espira e spazzolalo giù verso la pancia. Facciamolo di nuovo. Dai dei piccoli colpetti sul petto, inspira, poi trattieni il respiro, batti un pochino più forte e poi espira facendolo scendere giù verso la pancia. L'ultima volta. Dai dei piccoli colpetti sul petto inspirando. Trattieni il respiro, batti un pochino più forte e poi espira e spazzalo giù verso la pancia. Bene, adesso siamo pronti per diventare la vibrazione dell'amore e quindi faremo dei massaggi di guarigione. Adesso, sia uomini che donne, massaggiate il vostro petto con un movimento verso l'interno. Continua a respirare. Inspira ed espira. Adesso massaggiamo il cuore. Quindi, con dei movimenti a spirale dall'alto verso il basso, ci muoviamo intorno al cuore. Puoi dire ciao cuore. Ciao cuore. Ti amo. Grazie per tutto il lavoro che fai per me. Adesso spostati verso il basso e fai dei massaggi circolari sulla milza. Ciao milza. Mi fido di te. Adesso passiamo allo stomaco. Massaggia lo stomaco e di grazie stomaco per il tuo nutrimento. Ti amo. Adesso massaggiamo il grande e il piccolo intestino. Grazie per aiutarmi a digerire quello che mangio. Ti amo. Vai su adesso verso i polmoni e inizia a massaggiarli. Ciao polmoni, grazie per darmi la vita e per proteggere la mia energia. Io vi amo. Adesso vai giù verso il fegato. Ciao fegato. Ti amo e lo massaggi per bene. Ora vai verso i reni. Ciao reni, vi amo e vi apprezzo. Ora tocca alla vescica e ai tuoi organi sessuali. Ringraziali per l'aiuto che ti danno ogni giorno. Adesso massaggia l'intero addome con movimenti circolari, in alto a destra e in basso a sinistra. Senti gli organi che ti sorridono.
come una famiglia felice. Piano piano fai dei cerchi sempre più piccolini fino a formare una spirale intorno al tuo ombelico. Adesso fermati e prendi un paio di respiri addominali profondi per integrare tutta questa energia dell'amore dentro di te. Adesso attiviamo il centro del Dantian. Quindi sporgiti in avanti con le braccia per raccogliere tutto il Qi, tutta l'energia dall'universo e portala verso il centro dello sterno. Con le dita punta verso il centro dello sterno e senti l'energia delle dita come se stessi accendendo la fiamma di una candela. Puoi chiudere gli occhi e guardare giù verso il cuore. Continua a sentire l'energia delle dita sullo sterno. Adesso usiamo l'energia della risata per attivare questo punto. Quindi inizia con una piccola risatina e poi lascia che questa energia si espanda e lasciala uscire fuori. Iniziamo con una piccola risatina. Adesso porta le braccia verso giù e senti una sfera di luce che brilla al centro del tuo petto e che va a riempire il tuo Dantian. Con ogni ispirazione, questa sfera di luce che diventa sempre più luminosa, sempre più luminosa. Ispirando, solleva le braccia sulla tua testa, raccogli il Qi, l'energia dal cielo e portala con un massaggio sulla faccia. Adesso verso il petto, sull'addome, all'interno delle cosce, intorno ai piedi e salendo verso il retro delle gambe, sui glutei, verso i reni e ritorna nella posizione di preghiera. Sorridi e di questa affermazione: io sono benedetta. Adesso facciamolo di nuovo. Inspira, raccogli il Qi dalla terra e porta le braccia su come se fossero delle ali. Espira, porta i palmi verso l'alto, inspira e raccogli il Qi
l'energia dall'alto ed espirando con il chi lava il viso, il petto, portalo giù verso l'interno delle cosce, vicino ai piedi, sui glutei, sui reni e ritorna alla posizione di preghiera. Adesso sorridi dal tuo cuore e di l'affermazione: io sono buono e merito amore. Io sono buono e merito amore. Adesso ripetiamo di nuovo tutto. Inspiriamo, raccogliamo il chi dalla terra, portiamo le braccia su come se fossero ali, espiriamo, portiamo i palmi verso l'alto, inspira e raccogli il chi dall'alto ed espirando portalo sul tuo viso, sul tuo petto, giù verso l'interno delle cosce, intorno ai piedi, sui glutei, sui reni e ritorna alla posizione di preghiera. Adesso fermati e respira nel tuo cuore. Puoi anche mandare questa energia di compassione verso qualcuno che ami profondamente. Adesso ci muoviamo verso il prossimo movimento, la purificazione e l'espansione del cuore. Ruota le mani e spingile in avanti davanti a te, mentre pieghi le ginocchia, e porta le braccia con i palmi in alto verso l'esterno. Poi riporta le mani davanti al petto, stirando le gambe. Espira, piega le ginocchia e mentre spingi le mani all'esterno, affonda in una posizione forte, radicata a terra. Ora ritorna, gambe dritte e palmi verso il centro del cuore. Ognuno di noi merita di dare e di ricevere amore. Espira mentre spingi, espandendo il cuore all'esterno. Inspira e preparati a ricevere. Espira ed espandi. Inspira e irradia l'amore nel tuo cuore. Adesso espira e porta le braccia all'esterno e affonda nella posizione del cavallo. I piedi sono ben radicati a terra. Questa è una posizione ferma chiamata il Garuda. Il Garuda è un animale rosso enorme, un animale mitologico che si diceva fosse così enorme da bloccare la luce del sole. Quindi affonda giù col coccige e affonda anche con i piedi nella terra. La corona della tua testa è connessa col cielo. Adesso rilassa le spalle ed espandi la tua consapevolezza dal tuo cuore verso le braccia e verso i palmi delle mani. Senti le tue braccia che si espandono sempre di più, sempre di più. Si estendono oltre questo pianeta, nell'universo.
rilassati in questa posizione. Respira ed espandi la tua capacità di amare. Adesso rilassa le gambe, porta i palmi verso il petto e senti come il tuo cuore si sta aprendo. Senti come scorre questo flusso di gioia, di armonia e di felicità. Adesso ci prepariamo per un nuovo movimento. Muovi le mani verso il basso e andiamo a giocare con questa energia. Ancoriamoci bene a terra con i piedi e iniziamo a portare le braccia verso sinistra e con un movimento circolare le portiamo su e poi verso il basso, ruotando dalla vita e dalla spina dorsale, così che ci muoviamo dal nostro centro, il nostro dantien. Quando scendi giù, piega le gambe, ma non piegarti troppo con la spina dorsale in avanti. Quando le mani si alzano, immagina di portare un sole dorato tra le tue braccia. Adesso cambiamo direzione. Inspira dalla direzione opposta. Questo movimento è chiamato il sole sull'acqua. Il sole rappresenta gli elementi fuoco e l'acqua la tua energia vitale. Con ogni rotazione la luce è sempre più splendente. Rilassati e lascia che il chi scorra dentro di te, nella spina dorsale, nelle braccia. Facciamolo ancora una volta e raccogli il chi dalla terra. Adesso senti il chi nelle tue mani. Inspira mentre le mani si aprono ed espira mentre i palmi si chiudono. Questa è la tua energia vitale. Sorridi a questa energia e caricala di amore. Concludiamo integrando questa energia nell'orbita microcosmica. Tocca la lingua al palato e inizia a disegnare un piccolo cerchio davanti al tuo dantien con le braccia. Traccia un cerchio che parte dall'osso sacro e passa davanti all'addome, davanti all'ombelico e giù davanti al perineo. Quando vai in avanti, piega leggermente le gambe. Quando risali, rimetti le dritte. E poi ruota ancora. Mentre sali, inspira. E quando vai giù, espira. Contrai gentilmente il tuo pavimento pelvico mentre inspiri. E rilascialo mentre espiri. Questo fa circolare l'energia nel basso dantien. E quando c'è energia nel ventre, abbiamo la voglia di esprimere l'amore che abbiamo dentro di noi. Adesso saliamo e facciamo salire la ruota fino al cuore.
Inspira andando su ed espira scendendo. Questo movimento è chiamato girare la ruota e fa circolare l'energia, fa circolare il chi da dietro fino ai canali che si trovano davanti al tuo corpo. Rilassati e mantieni la mente nel momento presente. Più la ruota gira e più energia viene generata nel tuo dantien. Il chi si muove da dietro fino al cuore e poi davanti. Senti il chi che scorre attraverso il tuo cuore e che aumenta la vibrazione dell'amore. Questa volta fai salire la ruota fino alla testa, dove c'è la tua corona. Adesso stai facendo circolare la tua energia in tutta l'orbita microcosmica. L'orbita circola dall'osso sacro su per la colonna, arriva alla testa e ritorna giù verso l'addome. Il dietro del corpo è Yang, mentre il davanti è Yin. Muovere l'energia in questo modo serve a rimuovere l'eccesso di calore che abbiamo generato nella nostra pratica e integra l'energia nel dantien. Rilassati e fluisci in questa meditazione in movimento. Senti come scorre l'energia dentro di te. Adesso condensiamo il chi nelle mani, facendo questo movimento di raccogliere e chiudere l'energia tra le mani. E poi immagazziniamo questa energia preziosa nel basso dantien, nel mare di chi. Unisci i piedi, rilassa le ginocchia e affonda nel terreno, lasciando andare ogni cosa. Lascia fluttuare il tuo corpo liberamente, come una canna al vento. L'amore è la frequenza della gioia, della connessione, ed è un dono che esiste dentro di noi, in ognuno di noi. Sorridi al tuo cuore e sorridi alla natura che ti circonda e porta con te questa vibrazione luminosa nel resto della tua giornata. Come state? Ah, c'era la busta attaccata e non me ne sono resa conto. Come vi sentite? Mamma mia, che pace! A un certo punto mi sembrava proprio di essere finita nell'universo. Era bellissimo perché scrivetemi intanto che sensazioni avete provato e che cosa vi ha generato. Sì, è super rilassante. E poi man mano che lo fai, ovviamente si acuiscono le sensazioni. E quindi prego. Quindi man mano che lo fate poi diventa sempre più cioè le sensazioni le senti sempre di più, proprio il chi che circola, il chi, quindi questa energia
sì, cioè nel corpo praticamente, siccome spesso, grazie, vediamo, aspetta. Idem, ero un tutt'uno con la madre terra e abbracciavo tutto il pianeta, bellissimo. Grazie Tania. Namaste a te, Aquila. Sì, dicevo che man mano che noi sblocchiamo i canali energetici del nostro corpo, man mano che li sblocchiamo e quindi che facciamo questi movimenti, che comunque ci muoviamo, e più sentiremo questa energia che circola, perché all'inizio sembra che praticamente non, diciamo, almeno per me le prime volte che l'ho fatta sembrava che non stesse succedendo niente, però a parte che comunque ti rilassa, rallenta i battiti, quindi già questo ti mette in uno stato di rilassamento e quindi ti quieta la mente, quieta l'ansia, lo stress. Poi comunque il tapping, quello che abbiamo fatto, è molto utile, perché appunto va ad agire sui meridiani, ha lo stesso scopo praticamente dell'agopuntura. Quindi se lo facciamo durante, cioè più volte durante la giornata, va proprio a sbloccare determinate emozioni bloccate, come la rabbia nel fegato, abbiamo visto lo stress, l'ansia. Ciao Giusy, buonasera. Quindi farlo anche almeno una volta al giorno va bene, vi ritagliate questa mezz'oretta o comunque fate tapping. Qualche giorno, qualche altra diretta, faremo un altro esercizio solo di riequilibrio emozionale, in cui andremo a fare un esercizio che dura 10 minuti, diciamo, che possiamo fare ogni giorno proprio per riequilibrare tutte le nostre emozioni, che spesso appunto vanno a finire dentro i nostri organi e ci fanno ammalare e ci fanno venire tumori, perché spesso i tumori sono causati proprio spesso dalla rabbia che si accumula dentro il fegato, e se noi queste emozioni le lasciamo lì dove sono, poi appunto non le lasciamo sfogare, appunto si accumulano generando un calore eccessivo, generando malattie. Questo non lo dico io, ma lo dice la medicina tradizionale cinese, che appunto ho sempre amato e che sto continuando ad approfondire, soprattutto quella legata alle donne, al benessere delle donne. Infatti qualche altra volta faremo la respirazione ovarica, che è un esercizio bellissimo che serve per mantenerci giovani, per mantenere tutti gli organi in funzione e soprattutto per mantenerci, per ringiovanire, servirà per ringiovanire. Quindi io spero che questa meditazione vi sia piaciuta, se volete condividerla, condividetela, e ci vediamo alla prossima diretta. Vediamo Aquila che dice: nella parte iniziale, quando abbiamo massaggiato gli organi, arrivati ai reni mi è partito un pianto, poi mi sono ripresa. Bellissimo, bellissimo. E perché evidentemente avevi la tristezza che si era accumulata negli organi, e infatti io per questo adoro, grazie Paolo, per questo io adoro questo tipo di meditazione, perché non è solo una cosa mentale, cioè su di me le cose mentali agiscono fino a un certo punto, sono molto corporea, quindi ho bisogno di qualche cosa che vada ad agire sul fisico, e trovo che questi metodi in cui si unisce la meditazione mentale con quella corporea è molto molto più efficace rispetto a una semplice meditazione. Quindi tu me ne stai dando la conferma adesso. E Fabiana, ne avevo proprio bisogno oggi, ero molto nervosa, ora mi sento leggera. Benissimo, si vede che hai scaricato tanta, soprattutto l'esercizio iniziale, quello lì che abbiamo fatto con il rilascio, quello è bellissimo. Quello là rilascia proprio tutte le emozioni stagnanti, la rabbia, l'ansia, ma in generale tutto, eh. Però ci sono alcuni esercizi che magari li senti di più, altri di meno, insomma è tutta un'exploration, questo corpo che abbiamo è tutta un'avventura, noi ne sappiamo pochissimo, veramente ne sappiamo poco, ma a me mi affascina proprio tanto e non vedo l'ora di esplorarlo insieme a voi man mano che io scopro nuove cose. Quindi mi ha fatto veramente tanto piacere di aver condiviso questa pratica con voi, perché io appena l'ho fatta ho detto no, bellissima, la devo condividere. Sono stata tutta la giornata per farla, però va bene così, è stato molto molto bello, visti anche i risultati che mi avete scritto.
Ragazzi, io vi voglio tanto bene, rimaniamo su queste frequenze, sulle frequenze dell'amore, ci vuole un po' di pratica, però si può fare e diffondiamo amore a tutti, tutti quanti. Ciao. Ciao Silvia.